premio che il Comune di San Giovanni Teatino ha preso perché Comune Riciclone. Dobbiamo ringraziare per questo tutti i dipendenti della SGS che sicuramente hanno effettuato un ottimo lavoro sul territorio, nonché tutti i cittadini di San Giovanni Teatino, i quali hanno con la loro attività e quindi differenziando reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. Ovviamente è un obiettivo che deve essere sempre mirare al meglio, ciò vuol dire che noi faremo sempre di più per migliorare e per cercare di raggiungere delle percentuali di riciclo ancora maggiori. La società che raccoglie i rifiuti nel nostro territorio è una società partecipata, abbiamo un socio privato che collabora con l'amministrazione comunale che è il soggetto economico della società. Abbiamo in mente di fare iniziative per poter migliorare questo servizio. Il nuovo amministratore Alessandro Ferragalli sta elaborando un piano che presto verrà posto all'attenzione di tutta la collettività, perché coinvolgerà la collettività per differenziare una parte dei rifiuti che oggi invece vanno unitamente in discarica. È un progetto che va accompagnato con la stazione ecologica che stiamo realizzando. Purtroppo i tempi delle amministrazioni pubbliche sono lunghi, la Regione Abruzzo ha chiesto un'ulteriore proroga per poter elargire i finanziamenti di 200.000 euro che vanno messi assieme ai nostri 85.000 che abbiamo messo già in bilancio. L'area ce l'abbiamo, abbiamo avuto piccoli problemi sulla composizione del terreno, perché il territorio ha delle variabili, quelle variabili hanno messo l'arte nella condizione di dover fare studi approfonditi. Questi studi si sono conclusi, quindi appena la Regione Abruzzo ci concederà il finanziamento realizzeremo questa stazione ecologica, dove i cittadini potranno portare i rifiuti in assenza della raccolta calendarizzata e quindi evitare che vengano ammucchiati sul territorio parte di questi rifiuti che sono gli ingombranti. Siamo arrivati oltre il 65% e sicuramente un ottimo traguardo, ma non un traguardo che ci soddisfa. Noi vogliamo fare di più.